grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Care sorelle, cari fratelli, in questa domenica di Quaresima, la prima in cui non possiamo celebrare l'Eucaristia in forma pubblica, sono qui nella nostra cattedrale per celebrare insieme a Giuseppe e a Don Paolo, perché il Signore ci guidi per l'intercessione della Vergine Santa in questo tempo difficile. Affidiamo noi la nostra vita, la vita degli uomini e delle donne, questa terra del nostro paese, del mondo, perché siano sollevati e aiutati. E all'inizio di questa santa celebrazione vogliamo rivolgere con umiltà la nostra richiesta di perdono al Signore e invocare la sua misericordia su di noi e sul mondo. Signore, che comandi di perdonarci prima di venire al tuo altare, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che affidi alla tua Chiesa il ministero della riconciliazione, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio misericordioso, fonte di ogni bene, tu ci hai proposto rimedio del peccato, il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna. Guarda a noi che riconosciamo la nostra miseria e poiché ci opprime il peso delle nostre colpe, ti sollevi la tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sé di noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Allora Mosè gridò al Signore dicendo: che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno. Il Signore disse a Mosè: passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te là sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo verrà. Mosè fece così sotto gli occhi degli anziani di Israele e chiamò quel luogo Massa e Meribah a causa della protesta degli israeliti e perché missero alla prova il Signore dicendo: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Parola di Dio. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Entrate, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meribah.
giudicarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci mantiamo, santi nella speranza della gloria di Dio. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto, forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Parola di Dio. Dell'acqua viva perché io non abbia più sete. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Cristo. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sica, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice: va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna: io non ho marito. Le dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito. Infatti, hai avuto cinque mariti, e quello che hai ora non
questo hai detto il vero. Gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano, Dio e Spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: So che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: Sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno, tuttavia, disse: Che cosa cerchi? O di che cosa parli con lei? La donna, intanto, lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. Ma egli rispose loro: Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. I discepoli si domandavano l'un l'altro: Qualcuno forse gli ha portato da mangiare? Gesù disse loro: Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: Ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: Alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo, infatti, si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: Mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore. Care sorelle e cari fratelli, mi rivolgo a tutti voi che vi unite in video alla messa che celebro senza popolo della nostra cattedrale, dedicata a Maria assunta in cielo. La presenza di Maria si fa protezione per tutti noi, che seppur separati fisicamente, ci sentiamo uniti da questo luogo che rappresenta l'unità della nostra diocesi attorno a Gesù. Per questo ho voluto celebrare qui, per tutti voi, che con me vi rivolgete al Signore nel giorno di domenica, forse in questo tempo, in cui non possiamo trovarci con le nostre comunità per celebrare l'Eucaristia, riscopriamo il valore e la bellezza di questo giorno, la domenica, giorno in cui il Signore raduna il suo popolo, la sua comunità, perché possa essere felice insieme, godere
superando le distanze, le inimicizie, le divisioni della vita quotidiana. A volte forse abbiamo poco apprezzato questo giorno. Abbiamo compreso a fatica il valore della messa della domenica. Proprio oggi ne sentiamo la mancanza. Gesù passava in mezzo alla gente del suo tempo, come abbiamo ascoltato, percorreva i paesi, le città, i territori, amava incontrare gli altri, fermarsi, ascoltare, aiutare. Soprattutto si fermava con i malati, i poveri, i bisognosi, gli ultimi. Era la sua vita. Il Vangelo, cari amici, ci racconta oggi dell'incontro con una donna della Samaria. Giunse al pozzo di Giacobbe e stanco si fermò e chiese a una donna che era arrivata lì come ogni giorno in quel momento ad attingere acqua per i suoi figli, la sua famiglia, dammi da bere. Gesù chiede da bere a una sconosciuta di un popolo ostile ai giudei. La donna infatti si meraviglia di quella richiesta, ma Gesù non nasconde il suo bisogno, accetta di parlare con lei e mostra di avere anche lui un'acqua del tutto particolare, che disseta per sempre, tanto che la donna finisce per chiederla, pur senza averne capito il senso. Dammi di quest'acqua perché io non abbia più sete, dice. Cari amici, Gesù si ferma con noi, come con quella donna, anche in questi giorni in cui siamo isolati, chiede aiuto a noi, ma insieme vuole farci scoprire un dono prezioso, un'acqua che disseta per sempre. È l'acqua della parola di Dio, che ci viene donata quando la ascoltiamo la domenica, quando la leggiamo nella Bibbia, mi raccomando in questi giorni di leggerla la Bibbia, a casa. O voi tutti assetati, venite all'acqua, dice il libro di Isaia. Siamo qui, Signore, perché vogliamo ascoltarti. Vogliamo bere di quest'acqua, ne abbiamo bisogno. Tu parli con noi, noi parliamo con te. Come un uomo parla con il suo amico, come disse Mosè quando entrò nella tenda del convegno, la tenda dell'incontro con il Signore, proprio nel deserto. Forse a volte non ti capiamo, Signore, come non ti capirono i discepoli, i tuoi amici, quando arrivarono e si stupirono che parlavi con una donna, cosa non certo comune in quel tempo. Quella parola creò però un dialogo tra amici e la donna svelò i segreti e la fatica della sua esistenza. La parola di Dio svela chi siamo, riesce a farci riconoscere il nostro bisogno e anche i nostri limiti, i nostri dolori. Entra anche nella vita di fede di quella donna, accettando di dialogare con lei. Non dobbiamo avere paura di porre domande al Signore. Gesù vuole ascoltarci, ma anche noi dobbiamo accettare di rispondere con sincerità, senza nasconderci, senza sottrarci alle risposte che Lui ci dà nella parola di Dio nel suo Vangelo. Oggi, cari amici, è il tempo di riscoprire la bellezza di questo dialogo tra noi e Gesù. Proprio la domenica è il giorno di questo dialogo di amicizia, in cui il Signore vuole parlarci faccia a faccia, come con Mosè, vuole aiutarci, vuole rispondere alle nostre domande, al nostro bisogno, alla nostra paura. Non cerca gente sicura di sé, Gesù, gente senza dubbi, senza incertezze, senza delusioni, senza domande. E chi di noi non ha bisogno di Lui, soprattutto in questo tempo di paura, di isolamento, di solitudine, in cui tutti sono colpiti da un'epidemia che sembra inarrestabile, improvvisa. La donna capì che Gesù poteva aiutarla, poteva donarle una parola di speranza per la sua vita e il suo futuro, un tocco di amore in un'esistenza senza amore. E si fidò, ebbe fiducia, aveva trovato qualcuno che le aveva detto quello che aveva fatto. Mostrando di conoscerlo,
cari amici, è il miracolo dell'amore di Dio per noi. Gesù ci conosce, sa le nostre fragilità, il nostro bisogno di amore e anche le nostre paure. Per questo perde tempo con quella donna e con noi, come nel giorno di domenica, quando si ferma con noi, ci ascolta, ci parla, sfama la nostra fame di un cibo che non perisce. E allora oggi il Signore ci dice: alzate i vostri occhi, guardate i campi che già conteggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. Non abbiate paura, non siate senza speranza, non disperate. Alzate gli occhi, guardate oltre voi stessi, non per dimenticare il male e la sofferenza di tanti, ma per dire che il Signore è con noi. Lui ha seminato il seme della sua parola, un seme di bene, di speranza. Continuiamo a seminarlo anche noi, perché noi e gli altri possano raccoglierne il frutto. Le donne e gli uomini hanno bisogno di questo seme prezioso, che diffonde bontà, amicizia, amore, speranza. Hanno bisogno di qualcuno che con pazienza e tempo si fermi accanto per ascoltare le fatiche, i dolori, le paure, le attese, e possa aiutare a trovare insieme una risposta di vita che non finisce. In questi giorni, anche se distanti fisicamente, rimaniamo uniti nell'amore che Dio ci dona. Rimaniamo uniti e affidiamo al Signore i malati, quelli che sono colpiti dal coronavirus. Preghiamo per loro, preghiamo per noi, perché nella solitudine di chi è più solo, come gli anziani, possiamo farci vicini. La Vergine Santa, che qui veneriamo, ci protegga e ci liberi dal male che ci affligge. Interceda per noi presso il Signore, assieme ai santi patroni della nostra diocesi, di questa città e di tutti i nostri paesi e città, perché cessi questo flagello. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, dopo aver ascoltato la parola di Dio, rivolgiamo con fiducia la nostra umile preghiera a Lui perché l'ascolti e l'esaudisca. Insieme diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci.
O Signore, Tu sei la roccia della nostra salvezza. Ti preghiamo, guarisci i malati qui e in ogni parte del mondo. Proteggi i medici e quanti lavorano per la nostra salute. Fa che l'epidemia di coronavirus finisca presto e tutti possano tornare ad una vita serena. Preghiamo. Ascoltaci, O Signore. O Signore, c'è tanta sete della Tua parola e della Tua presenza. Fa che ci abbeveriamo ogni giorno alla fonte del Tuo Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, O Signore. Come la Samaritana, donaci, O Signore, di testimoniare a tanti la Tua forza di amore e di salvezza, specialmente ai poveri, ai deboli, agli anziani che soffrono per la solitudine. Preghiamo. Ascoltaci, O Signore. Ti preghiamo, Signore, per la pace nel mondo. Proteggi quanti fuggono dalle guerre. Fa che i paesi ricchi non induriscano il cuore, ma sappiano offrire rifugio e sostegno. Preghiamo. Ascoltaci, O Signore. Signore, siamo qui come umili Tuoi figli. Ascolta la preghiera che con fiducia Ti abbiamo rivolto. Le preghiere che sono nel cuore di ognuno di noi, mentre Ti affidiamo coloro che soffrono e imploriamo perché siano guariti, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Benedetto sei Tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Secoli, Signore. Benedetto sei Tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Detto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva la nostra preghiera, questo sacrificio, la lode e gloria del Suo nome, per il bene nostro e di tutta la Sua Santa Chiesa. Per questo sacrificio di riconciliazione perdona, oh Padre, i nostri debiti e donaci la forza di perdonare i nostri fratelli per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Egli chiese alla Samaritana l'acqua da bere per farle il grande dono della fede, e di questa fede ebbe sete così ardente da accendere in lei la fiamma del Tuo amore. E noi Ti lodiamo e Ti rendiamo grazie, e uniti agli angeli celebriamo la Tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla Sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo, Ambrogio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni dei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Andiamo. O Dio che ci nutri in questa vita con il pane del cielo, degno della tua gloria, fa che manifestiamo nelle nostre opere la realtà presente nel sacramento che celebriamo per Cristo nostro Signore. Al termine di questa santa celebrazione vorrei salutare tutti voi che vi siete uniti alla messa del pane e della parola di Dio in questa domenica di Quaresima, che ci avete seguito. Siamo davvero un po' nel deserto, in un grande bisogno, come il popolo di Israele di cui abbiamo ascoltato nel libro dell'Esodo, ma il Signore non ci abbandona, ci vuole donare il suo amore. Mi sento in profonda comunione con i sacerdoti, consacrati e consacrati, in particolare con l'abate di Casamani, per cui preghiamo, e con tutto il popolo di Dio, le donne e gli uomini di questa nostra bella terra. Vorrei salutare i malati, in particolare quelli colpiti dal coronavirus, poi gli anziani, quelli in istituto, a casa da soli, i bambini, i ragazzi, i giovani del catechismo e tutti quelli che con le vostre famiglie, tutti coloro che in modi diversi animano la vita delle nostre comunità e poi coloro che in questi giorni difficili fanno di tutto per essere solidali con chi ha più bisogno di aiuto e di vicinanza, come gli anziani, i senza tetto, le famiglie, le persone in difficoltà, coloro che sono impegnati con professionalità e generosità negli ospedali per curare gli ammalati, infine gli amministratori dei nostri comuni, del nostro territorio, del nostro paese, tutti coloro che sono in modi diversi al servizio della nostra terra. Grazie per il vostro generoso servizio a noi tutti. Il Signore benedica tutti e ve ne renda merito. E affidiamo al Signore la nostra vita. Alla Vergine Santa perché ci protegge e interceda per noi. Lo invochiamo, la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. Dio Padre misericordioso, conceda a tutti voi, come al figlio il prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima alla conversione del cuore. Spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.